Primo giorno di lavoro qui a Palena per l'Avellino di Massimo Rastelli, si suda, si corre, si lavora già dal punto di vista tecnico-tattico. E allora, dopo una mattinata nella quale la squadra si è concentrata dal punto di vista difensivo, attacco, campo diviso in tre zone in cui si lavorava in difesa, in attacco e con i portieri, e molto si è lavorato naturalmente anche sulla velocità, nel pomeriggio i portieri hanno lavorato sempre a parte con David Dei e poi hanno preso parte a una partitella tre quarti di campo. Il senso era toccare la palla due volte e segnare in una porticina piccola ai lati dello stesso campo. E già il 4-3-1 di Rastelli si vede e come in difesa Cancellotti dimostra di avere già la stoffa del leader, così come Palmiero a centrocampo. In attacco scalpitano un po' tutti. E la buona notizia però riguarda da Checco Paterno, stamattina aveva fatto lavoro in piscina insieme ad altri compagni di squadra, tra cui Mazzocco, Moretti, Trotta e Russo. Questi ultimi due stanno seguendo un programma di allenamento differenziato. Nel pomeriggio l'ex attaccante della Virtus Francavilla ha corso ai bordi del campo insieme a Matera, che ha anche qualche problemino fisico. Fa molto caldo a Palena, soprattutto nel pomeriggio dove non c'era un po' di vento, però la sera si riposa bene. Sera che sarà fondamentale per i lupi, appunto, riposare questa notte per poi affrontare domani un'altra giornata di intenso lavoro.